Posso solo per... Siamo tutti? Prego. Fine ingloriosa della commissione sugli scandali bancari presieduta per volere del Partito Democratico dal presidente Casini. Ingloriosa perché la relazione approvata per una manciata di voti è omissiva, finalizzata solo a nascondere le vergogne del Partito Democratico, del PC, PDS, DS, PD in tema di banche. Nascondere le vergogne del Monte dei Paschi, nascondere le vergogne dei conflitti di interessi, nascondere le vergogne di Banca Etruria. Ecco, una relazione omissiva per nascondere le vergogne del Partito Democratico. Ancora per poco, perché tra un mese o due riprenderemo in mano la Commissione, ne rifaremo un'altra per andare fino in fondo, per trovare la verità e le responsabilità, e soprattutto investiremo il Parlamento per un solo obiettivo, come dire, poi concreto. Risarcire tutti i truffati di Montepaschi, i truffati di Banca Etruria, i truffati delle banche venete, tutti i truffati. Questo sarà compito del prossimo governo di centrodestra e questo è l'impegno che io prendo nei confronti degli italiani. Onorevole, però questa relazione è passata perché praticamente non hanno votato alcuni personaggi che non sono proprio organici alla maggioranza, ecco. Come se la spiega? Erano 3 che non sono stati ricandidati, si può capire anche il loro stato d'animo, ma nessun inciuccio, per carità. Noi abbiamo presentato una relazione durissima che sarà allegata e di cui farò ampia pubblicità e che molto probabilmente, come centrodestra, relazione del centrodestra, sarà la relazione che il Parlamento approverà una volta reinsediato e riunito, perché questa relazione Casini-Marino verrà poi mandata alle prossime Camere e le prossime Camere, se come prevedibile saranno a maggioranza di centrodestra, respingeranno la relazione Marino e magari approveranno la relazione Brunetta. Quindi una ripicca. Che ripicca? Di chi non è stato candidato. Ah, questo, aveva altre faccende di cui occuparsi evidentemente, perché 3 assenti avevano queste caratteristiche. Invece Forza Italia, diciamo, ha qualche problemino in campagna, è tutto risolto dopo la stesura delle liste? Ma lei pensa che quando si deve decidere della vita di 500, 600, 700, 800 persone, della vita, della carriera, del futuro, non ci siano problemi? Io penso che ci siano problemi anche con la sua emittente, nella redazione della sua emittente o a Radio Radicale o in tutti i giornali italiani, perché non, voi non avete problemi? I problemi ci sono dappertutto quando si devono prendere delle decisioni. Una volta prese le decisioni poi gli animi si quietano. Qual è il problema tra Prodi e Liberi Uguali? Lei come ha interpretato questo scontro a sinistra, come diciamo una ripicca tra Prodi e D'Alema? Le faccio una confessione, non me ne può fregare di meno. No, per saperlo. Perché interessa un ex politico marginale, Prodi, una formazione politica, come dire, con poche speranze, e che i giornali facciano i titoli su Prodi, Grasso, Liberi Uguali, e che Prodi appoggi non il PD ma i gruppi politici alleati col PD, però non il PD, non me ne può fregare di meno, perché non gliene frega nulla agli italiani di questa robaccia de sinistra. Presidente, invece come legge questi giornali che continuano a insistere sul fatto che Berlusconi avrebbe rassicurato i vertici europei sul fatto che nel prossimo governo italiano non ci sarà la Lega? E sono fake news, fake news, fake news lanciate da quei geniali giornalisti del Foglio, che siccome amano l'inciuccio, amano la grosse coalizione, amano questa impossibile
alleanza tra Forza Italia e Partito Democratico, si inventano queste cose, invenzioni. Ha perfettamente ragione Berlusconi e Salvini, invenzioni di sana pianta, però i giornali devono pur scrivere qualcosa, soprattutto i piccoli e intelligenti come il Foglio. Lasciamogli scrivere, male non fa. Il Fatto Quotidiano oggi ha pubblicato, diciamo, un servizio dove presenta una lista di impresentabili. Basta. Che faccia la lista degli impresentabili del Movimento 5 Stelle. Grazie.